una sorta di studio televisivo, un conduttore e i suoi ospiti. È andato in scena giovedì pomeriggio un insolito open day all'Istituto Riani di Faenza. È infatti questo il periodo durante il quale normalmente gli istituti superiori organizzano le visite guidate per i ragazzi di terza media che devono iniziare a pensare alle loro scelte per il futuro. A causa delle disposizioni sanitarie, però, gli open day non si possono organizzare in maniera tradizionale e così l'Istituto Tecnico, recentemente riconosciuto come il migliore in provincia di Ravenna, ha formato una piccola squadra di insegnanti, studenti e personale scolastico per presentare la scuola senza poterla farla visitare di persona. L'esperienza verrà ripetuta sabato 12 dicembre. Gioco forza, inventarsi qualcosa che ci permetta di presentarci senza invitare qui o andare noi direttamente nelle scuole medie come facevamo l'anno scorso. Mi sembra però che con la versatilità di cui siamo dotati con le nostre strumentazioni riusciamo a raggiungere l'obiettivo, cioè direttamente le scuole medie e poi presentarci sui canali social. Ecco, avete appunto usufruito un po' dei vostri laboratori, delle vostre tecniche, dei vostri professori? Sì, assolutamente. Le dirò che sono venute fuori delle professionalità sia fra i professori sia fra gli studenti che non pensavo perché c'è un livello veramente direi professionale su come vengono gestiti questi appuntamenti online. Questo open day è andato in diretta su Facebook e ce ne sarà un altro. Di che cosa si parla normalmente in questi open day? Ma si presenta la scuola con un tono magari non troppo serioso, vogliamo coinvolgere gli studenti, vogliamo far capire che questa è una scuola dove si impara, dove si insegna, dove si fanno tante attività, ma dove soprattutto poi si sta bene insieme ai propri compagni. Vorremmo capire meglio come possiamo legare la scuola che in questa settimana è stata riconosciuta come il miglior istituto tecnico della provincia. Sì, devo dire che ci siamo abbastanza abituati, nel senso che a parte una lieve flessione l'anno scorso, perché a volte coi dati siamo passati al secondo posto, però diciamo che già da diversi anni siamo sempre in vetta alla classifica delle scuole, non solo della provincia, in genere ci muoviamo un po' per tutta la Romagna, come istituto tecnico siamo quelli che preparano meglio al mondo dell'università sicuramente. Come stanno andando queste settimane senza gli studenti? Ma in realtà non siamo veramente proprio senza gli studenti, applicando quella che è la normativa abbiamo dato la possibilità a piccoli gruppetti o per lo svolgimento dei laboratori non altrimenti esperibili da casa di frequentare l'istituto. È chiaro che siamo attorno a un 12% di studenti più o meno rispetto alla norma. Devo dire che vedere gli studenti, che in questo momento sono così pochi, mi provoca un certo piacere, nel senso che è bello vedere che comunque sono affezionati, ci tengono e vengono a scuola, anche in questi momenti dove bisogna evitare il più possibile gli assembramenti. Mentre invece dalla didattica a distanza che risposte avete? No, la didattica a distanza è un esperimento che è stato fatto e in situazioni di emergenza per brevi periodi può essere la risposta, ma nel medio-lungo periodo non è assolutamente praticabile. Quindi l'urgenza è ritornare in classe al più presto e tutti. Ci sono state però delle urgenze anche fra i vostri studenti, avete distribuito computer e altri materiali tecnici per continuare a seguire le lezioni. Sì, certo, diciamo che lo sforzo è stato grande perché rispetto alla prima ondata dove c'è stato il lockdown e quindi abbiamo avuto la possibilità di smantellare laboratori e aule per dare tutti gli strumenti che avevamo a disposizione, stavolta noi continuiamo a funzionare, quindi abbiamo ancora tutti i laboratori, tutte le aule funzionanti con gli insegnanti qui e in più abbiamo dato dei computer, degli iPad, delle strumentazioni per chi non è in grado di seguire da casa perché o manca la connessione o manca dello strumento. Per cui un grande sforzo, ancora una volta, per permettere a tutti i nostri studenti di frequentare le lezioni. Come si ritornerà in classe a Loriani? Il problema non è mai stato come si sta in classe, come si sta nella scuola, perché abbiamo sempre, nel rispetto delle normative, accolto tutti gli studenti e svolto tutte le attività che erano previste. Il problema è che cosa succede per arrivare a Loriani o quando si esce da Loriani o cosa si fa al di fuori di Loriani. È lì che si sono creati i problemi e si è un po' diffuso il contagio.